Eccoci qua con gli investimenti d'aprile e con un discreto ritardo nella pubblicazione del video. Ma beh, comunque le trasferte fanno anche perdere tempo, non nel senso perdere tempo così niente come il lavoro normale, però insomma si rende difficile a volte essere coerenti con le tempistiche, anche se non ho mai detto che esco con una certa data o cosa. Comunque, bentornati. Allora, siamo sui miei investimenti di aprile, siamo praticamente al primo trimestre concluso di quest'anno 2023 e la situazione è per fortuna migliorata. Si poteva far meglio? Sì, però insomma, diciamo che ci sto mettendo abbastanza impegno per accrescere il più velocemente possibile, insomma, gli investimenti fatti, e questo che insomma per ora è il risultato. Allora, intanto, prima cosa, la differenza, insomma, una delle differenze più grosse è su Smartica, che la cifra si è ridotta, è passata da 2.033 a 1.375, perché ho ritirato 665,57 euro. Li ho ritirati perché, insomma, avevo quattro investimenti da 500 euro da mettere. Da dare al pubblico, e da quando è arrivato l'annuncio che Smartica smetterà di utilizzare gli investitori privati, 500 euro erano lì che stavano ad aspettare, ma non sarebbero mai stati abbinati. Quindi ho tolto quei 500 euro più un'altra parte, che erano un po' di soldi ripresi, insomma, c'era un mix di tasse, insomma, di Madonna mia, com'è che si dice? Dai, quando fai il prestito e ti ridanno indietro i soldi, no? Ecco, mi sfugge la parola. Comunque, c'erano un po' di quelli, più 500 euro, più l'accumulo degli interessi, e insomma, ho ritirato 665 euro. Dico giusto? 665,57 euro. Bene, quindi questi soldi stanno iniziando a togliersi da Smartica. Adesso pian piano andranno via tutti. E quindi pian piano questa linea inizierà a essere vuota, e francamente spero che lo diventi il prima possibile. Anche se effettivamente per ora, cioè, mi stanno pagando gli interessi sui soldi che ho messo in prestito, quindi va bene anche se per ora stanno lì. Tanto diciamo che Bancasella ormai la decisione l'ha presa, quindi rimarrà tutto quanto lì e non si muoverà più nient'altro. Quindi va bene così. Terreno agricolo, vabbè, rimane sempre uguale, ERG è sempre uguale, il fondo pensione è arrivato a 2.860 euro, beh, sono sempre i soliti 50 euro in più, iShares sempre uguale, ReCrowd ancora sempre uguale, questo è molto brutto, perché se andiamo a vedere ReCrowd, e ve lo faccio vedere così, vi faccio vedere questa linea. Molto brutta, molto brutta, perché siamo in ritardo su questa chiusura del Corpus Domini di 67 giorni, quindi sono più di 2 mesi che è scaduto il contratto e ancora non se n'è fatto nulla. Quindi il Corpus Domini non è stato venduto e quindi sono ancora lì ad aspettare che si chiuda questo contratto. Sto ricevendo qualche soldino degli altri investimenti, però insomma non li sto mettendo. Adesso, quando prenderò dei soldi sufficienti per entrare nuovamente in investimento, metterò tutta la cifra totale, che poi mi farà il totale come fa di solito, qui di qua. Qui di qua. E quindi insomma qui mi mette il totale. E con i vari investimenti fatti, eccetera, eccetera, e anche con l'interesse totale accumulato, quindi metterò tutto lì. Quindi, quando sarà il momento, schiaccerò qui. Questo aumenterà, ma finché non aumenta, io sono in ritardo. Eh sì,
Quindi questa è una di quelle parti molto brutte, speravo di capitarci più avanti, anzi speravo di non capitarci per niente su questa cosa dei ritardi negli investimenti immobiliari, però insomma le tempistiche sono quelle che, i tempi sono quelli che sono tempi duri, no? Blah, 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 adesso poi insomma, il ferro costa, il betume costa, insomma tutte le solite menate che ti fanno perdere la voglia. Però continuerò a mantenere questi soldi su questo strumento perché tutto sommato mi pare che si stia comportando abbastanza bene, quindi insomma per adesso ce li tengo, ma sicuramente non li aumento. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda ReCrowd. Vediamo un po' come si è messi sempre qui. Allora, cos'altro abbiamo di diverso? Vabbè, Erg è sempre uguale. Erg è... Allora, in questo periodo si sta riprendendo un po', anche perché ha delle oscillazioni che sono veramente veloci. È uno strumento molto particolare, scende e sale a 2, 3, 4 punti percentuali al giorno, insomma, fa dei movimenti molto molto importanti. E quindi teoricamente adesso siamo a maggio, aprile, maggio, giugno. Io confido che dal prossimo mese inizierà a salire abbastanza, in maniera abbastanza importante. Però è una mia, diciamo, previsione barra speranza, quindi non è che lo so per qualche motivo, è che ho guardato un po' lo storico, mi sembra che più o meno si comporti così. Quindi mi aspetterei che il prossimo mese, verso la fine del mese, mi possa magari ritornare in positivo, perché da quando l'ho preso, a parte il primo giorno, sono sempre stato in negativo, ma anche pesantemente in negativo, nel senso che mi è andato anche un meno, se non erro il peggio, è stato meno 18%. Quindi insomma è stato un investimento che comunque continua a dargli fiducia, lo terrò sempre, cioè nel senso che non è che se arrivo a un più 5% lo vendo, no, questo sta lì. Sta lì e deve crescere, quindi diciamo che Erg ha un po' questa situazione qua. Poi cos'altro abbiamo? Vabbè, la lente, questa qui inizia a essere, come dire, io l'ho presa perché lo so che posso venderla di più, questo lo so, però diventa anche la palla di trasportare un oggetto di questo costo, cioè ci sono un po' di perché. Comunque inizio quasi a dire che cioè, è stata una scelta stupida pensare di mettere l'investimento, perché tanto cioè, non sono una persona che fa queste compravendite fatte così, soprattutto con oggetti così costosi, perché tanto la metti in vendita, devi trovare uno che abbia come dire, la fiducia a darti 3.000 euro così sull'unghia senza conoscerti, al di là dello strumento in sé che sai che lo puoi vendere a quella cifra. Che dire, mi piace tanto, alla fine me la tengo, io lo so già, però per ora la voglio tenere qui così, la voglio tenere qui, o magari inizio a mettere 100 euro in meno al mese, anzi sai cosa faccio? Io inizio a fare così effettivamente, guarda, lo facciamo subito, faccio 2006 e poi questo qui lo faccio. Faccio così, faccio. Allora, no. Tra la tastiera inglese e quella. Allora, uguale. Facciamo lui qui. Meno 100. Faccio così, faccio. Perché tanto è giusto che vado a perdere ogni volta che non la vendo. È giusto, non è che è giusto, però mi sembra più sensato togliere sti soldi a mano che vanno avanti. È più sensato? No, non è che è più sensato, non è vero, è una stupidata. In realtà è soltanto per darmi il contentino, per dire no, non ho fatto una cazzata totale, ma in realtà così sembra quasi una cosa sensata. Quindi vabbè, però per ora teniamolo così. Poi abbiamo Fineco che è ancora lì, Nexi che adesso ad aprile è ancora lì, però come avete visto in realtà l'ho venduta, quindi a maggio non ci sarà. Abbiamo
Azimut è ancora lì, Banco BPM è ancora lì. Abbiamo una new entry che è ST Microelectronics, che anche qui ho fatto un po' come ERG, nel senso che l'ho presa e poi è iniziata a scendere, ovviamente, quindi quei piaceri della vita. Però su ST in realtà nutro anche lì molte speranze, perché con gli accordi che ha chiuso con Intel, con i nuovi stabilimenti che stanno costruendo per riuscire a rendere l'Europa più indipendente dalla Cina nei confronti, insomma, dell'elettronica, per quanto riguarda i microcontrollori, insomma, la crisi del silicio, ecco. Nutro forti speranze che sarà un'azienda che non punterà nel lungo periodo verso il basso e basta, ma andrà con la sua calma, con i suoi modi e tutto quanto un po' verso l'alto. Quindi questa è un po' la situazione. Quindi siamo ritrovati che il mese scorso eravamo a 46.800, questo mese, dato che ho tolto questo, siamo a 47.600 di investimento totale. Ora, ci terrei a precisare anche due punti di questi 47.600, perché è bello riempirsi la bocca col fatto di avere sti soldi investiti, però, allora, parliamoci chiaro, il terreno non è che oggi per domani lo riuscirei a vendere, quindi sono soldi che sono lì, mi danno una piccola rendita e vabbè, e stanno lì. Anziché, cioè, se riuscissi a venderlo, potrei metterlo sempre in iShare, no? Li metto in iShare, così arrivo a 21.000 euro di iShare, o un altro simile, insomma, magari non lo so, comunque diciamo 21.000 euro di iShare sarebbe sicuramente meglio, perché probabilmente mi darebbe più di 200 euro all'anno, ecco. Però è anche vero che dal momento che ho un pezzo di terra che sta lì, non ammuffisce, non fa niente, me lo gestiscono, quindi è sempre in ordine. E tra l'altro i vicini, che per il momento vendono a una cifra più alta rispetto che me, se dovessi vendere. E diciamo, iniziano ad essere abbastanza anziani, i figli non gliene frega niente, quindi non so se tenerlo e vedere che cosa succede, o successivamente magari trovano da venderlo e uno vuole comprare tutto quanto e magari me lo compra anche a me il pezzo di terra alla cifra che voglio io, che tanto guarderò loro cosa gliela mettono, io metterò uguale, che tanto è più alta di quello che voglio vendere io, quindi mi viene bene. Però insomma, non è paragonabile questi soldi qui che ho messo in investimento con iShare e con gli altri, perché questi qui oggi mi servono i soldi, io oggi li ho. Questi qui oggi mi servono i soldi, continuano a servirmi perché non riesco a darlo via questo qui. Stessa cosa, oddio, no, con questo è diverso, perché allora, col passare del tempo, tendenzialmente questi qui sono prodotti che non perdono di valore ma tendono ad aumentarlo. Alcuni, non tutti, è chiaro. Però questo qui è uno di quelle lenti prodotte in Germania, bla bla bla. Nel tempo anche il nuovo è aumentato di valore parecchio, e di conseguenza anche l'usato l'azienda tende a rivalutarlo un po' verso l'alto. Quindi diciamo che nel tenerlo, col passare del tempo, teoricamente il suo valore dovrebbe continuare ad aumentare. Allora, ad oggi, se io dovessi vendere direttamente questo oggetto alla casa madre, cioè insomma all'Leica Store, me lo valuterebbero 2.400 euro. Però sono soldi che me li danno subito. Quindi porto lì la lente e tutto quanto, loro me la ritirano, anche se non vendono il prodotto, mi ridanno i soldi. Quindi in realtà anche quello lì è quasi come un assegno, se vogliamo. Un assegno al portatore, perché non è che c'è il mio nome sopra, però è sempre un assegno. E se sti soldi, se il valore di questo oggetto continua ad aumentare nel tempo, pian piano potrei anche arrivare alla cifra dei 2007, adesso siamo a 2004, e quindi potrei rivenderlo a, insomma, a costo zero, se tutto va bene. Quindi anche questo qui è un investimento, boh, vediamo. Nel senso che magari, dato che è un oggetto che oggi costa 5.800, nuovo, è molto pesante, ha caratteristiche un po' particolari, insomma, ci vuole la persona giusta per venderlo. E per fortuna anche negli store non è che è sempre presente, quindi potrebbe anche esserci la possibilità di venderlo a meglio. Però insomma, inizia a diventare molto remota la questione della vendita. Vediamo
Mentre invece, insomma, qui abbiamo le classiche aziende, come già ho fatto anche con Nexi, insomma, cioè prendi, vendi subito, perché sono aziende molto, molto liquide sul mercato italiano, che anche se adesso non è più nella top, una volta era tipo al settimo posto mondiale. La borsa italiana era veramente fortissima, cioè girava tanti di quei soldi. Oggi è molto molto meno. Però, insomma, comunque sono azioni che sono molto liquide, e quando uno ha 2.000 euro, cioè 2.000 euro, una cosa come Nexi, un Azimut, un STM, se li cioè, vengono mangiati subito, subito, nel senso istantaneo. Quindi è un po' come avere dei soldi liquidi, in realtà. E quindi mi va bene, cioè, sono meglio loro, ecco, diciamo che preferisco loro. È anche vero che, come ha fatto, dov'è? Erg, no? Che mi è sceso anche fino a un 20%, così è anche vero che però tende a risalire, quindi insomma sono oscillazioni che, se i soldi ti servono esattamente in quel momento, è una palla perché te devi vendere a sconto. Quindi ci vai a rimettere dei soldi. Se invece hai il tempo necessario per farli alzare, piuttosto magari mi tengo un iShare, cioè vendo iShare perché adesso sono in attivo di un qualche punto percentuale, e se poi il mercato inizia a riprendersi continuerà ad andare su, e quindi magari dici, piuttosto che vendere l'azienda, che non è un bel ragionamento, però diciamo che piuttosto che vendere l'azienda che mi deve recuperare i soldi, vendo chi già mi ha dato un utile, così insomma non vado, in realtà non vado in sotto, cioè diventa una cosa più psicologica che di stile, ecco. Comunque siamo arrivati a questi 47.000 euro e 600 euro, quindi rimane il discorso che entro quest'anno voglio raggiungere i 50.000 euro e superarli. Facciamo un prognostico. Pronostico. Allora, se mi metto qua. Allora, intanto noi abbiamo partito l'anno con qua. Abbiamo partito l'anno. Abbiamo iniziato con 40.500 euro. Poi ce l'ho fatto aggiungere 1.500, 3.000, 1.700 e questo mese 782. Ora, sto mese la trasferta la faccio praticamente piena. Ho fatto anche una settimana all'estero, quindi dovrei prendere qualcosina in più. Quindi io presumo che il prossimo mese altri 1.000 euro riesco a metterli in investimento. E in realtà mi hanno fatto vedere che già anche giugno e luglio dovrebbero essere belli pieni di trasferte, quindi potrei fare contemplare circa 3.000 euro qui. Se fosse così, vorrebbe dire che a luglio raggiungo quota 50.000 euro. Poi dopo c'è agosto, che insomma, in realtà prendo i soldi di luglio. E settembre sarebbe quello più scarso perché ci sono le settimane di ferie, e in più a settembre teoricamente vado in ferie anche io, perché ho dato la disponibilità a lavorare una settimana di Ferragosto ad agosto per stare all'assistenza. Poi dopo abbiamo, cosa abbiamo? Quindi settembre è triste, quindi diciamo che qui arriviamo a 50.000. Poi abbiamo settembre triste, probabilmente diciamo 53-54.000 euro dovrei riuscire a raggiungerli entro fine 2023. Quindi mi viene da dire che nel 2024 dovrei riuscire a raggiungere il secondo step del mio obiettivo, quello dei 66.000 euro, dove lì dovrei riuscire a recuperare in un anno due stipendi solo con gli investimenti, più o meno. Sarebbe già un bel risultato riuscire a raggiungere questo obiettivo. Ora, inizia a essere sempre un po' difficile da capire come posso calcolare in realtà questi due stipendi, perché allora, vabbè, in realtà no, Recrowd lo vedo perfettamente quanto guadagno, e quindi il problema non c'è. Su iShare alla fine stanno lì, quindi vedo quanto è il guadagno accumulato totale, quindi non è che vedo in realtà quello dell'anno in corso, anche se
tramite i grafici dovrei riuscire a farlo. Core pension, vabbè, questo cresce sempre uguale, quindi insomma. E poi, cioè, sono soldi che anche questi sono soldi che non è che dico mi servono, li prendo, cioè no, questi qui stanno qui, se è proprio un problema posso ritirarne una parte. Smartica, vabbè, ciao. Quindi ho praticamente, posso vedere quasi esclusivamente gli investimenti che faccio secchi, quindi quando vendo le azioni della percentuale che trattengo, i dividendi, che nel nostro caso Banco BPM ci ha regalato un dividendo. Quando è che è stato? Sto mese o il mese scorso? Adesso non mi ricordo. Faccio un attimo una verifica al volo, che se non erro l'applicazione di Fineco me lo dovrebbe far vedere. Me lo dovrebbe far vedere. Movimenti. Movimenti. Ad aprile, sì, 93,38 euro. Quindi qua sono 93,38 euro che mi sono stati dati da Banco BPM. Però in effetti anche lì non ho mai contemplato il fatto di prendere una parte dei soldi che utilizzo per gli investimenti e metterli nelle blue chip che danno solo grassi dividendi. Quindi potrei pensare anche di comprare di nuovo Intesa San Paolo o altri che danno dei bei dividendi, che non sia Eni o Enel, perché adesso non mi ispirano, non mi piacciono. Non lo so, questa è un po' un'altra idea solita che gira, però in realtà ad aspettare il dividendo prende noia e quindi alla fine se vedo che si sta guadagnando io vendo. E purtroppo c'ho sta cosa qui. Anche perché poi, vi ricordo, non so se qualcuno l'ha visto, ma avevo guadagnato 700 euro con Intesa San Paolo prima dello stacco dei dividendi e io quelli me li sono presi, quindi non ho neanche aspettato lo stacco, che tra l'altro è molto alto, quello di Intesa San Paolo, è uno tra i più alti che abbiamo in Italia. Quindi questa è stata un po' la scelta. Cioè, quindi si rimane sempre in quel limbo dove dici faccio così, ma poi quando vedi un po' di soldini fai no, non faccio così, faccio diverso. Allora, qui noi abbiamo il nostro grafico, che io non ho capito perché non si ferma qui, ma dopo scende giù, quindi in realtà dovrebbe, cioè si vede un po' la salita, da qui deve arrivare semplicemente qui. Non so perché sto giro fa così schifo sto grafico. Comunque vabbè, siamo arrivati quassù. E qui di qua, allora così e così, abbiamo questa cosa qui. Allora, intanto vorrei farvi notare che l'anno scorso in realtà i grafici cambiavano in maniera un po' più importante. Quest'anno invece le barre hanno una parte molto più fissa, a parte vabbè, sì, il terreno che vabbè, è sempre lì, iShare è sempre lì, R Crowd è sempre lì, quindi Core Pension cresce piano piano, insomma, però quindi si vedono tutte quante una serie di punti che sono sempre molto simili. Perché? Allora, 5,30, 5,30. Ah, forse perché parte dall'alto? Non capisco perché mi ritrovo. Ah sì, perché nel totale occupa il 6,1, il 7,1, il 7,4%. Ah ok, sì, è così già più carino da vedere. Va bene, comunque si tende ad avere un po' più di stabilità. Qua sotto c'è anche liquidità che è impossibile da gestire, questa cosa della liquidità. O hai proprio un conto separato, gestito in una maniera un po' particolare, se no se c'è la liquidità che va un po' a destra, un po' a sinistra, è impossibile. È impossibile. Vabbè, diciamo che magari mettengo liquidità la tengo lo stesso perché, non lo so, trovo 30.000 euro per terra, potrei anche pensare di dire, oh, vabbè, ho 30.000 euro di liquidità, non è che li uso oggi per domani e li metto lì. Magari faccio sta cosa. Però vabbè. Comunque, questo qui è il discorso per quanto riguarda il mese di aprile. E so, si sta procedendo secondo me bene, sono contento. Se poi per qualche motivo anche con gli investimenti
piano piano inizia ad aumentare in maniera un po' più importante anche le cifre, sarei ancora più contento. Magari c'è sempre lì qualche azione che si comporta molto bene, magari provo a tenerla per più tempo, magari fare degli incrementi più alti, e altre invece più sbarazzine, diciamo che le compro e vendo e basta, faccio il solito giro per non restare a mercato più del dovuto. Ok, dai, siamo andati in fondo con te, vado a 25 minuti. Grazie per l'attenzione e al prossimo video. Ciao a tutti.